E bella per tutti voi ragazzi, eccoci in una top 10 speciale per tutti voi. Bella. Questa è la top 10 di compleanno, perché ieri 16 novembre abbiamo compiuto un anno preciso, esatto, da quando abbiamo caricato il primo video. Quindi abbiamo deciso di dedicarvi questa top 10 solo e unicamente a voi, prendendo tutte le posizioni da quei titoli lasciate che secondo indietro. Voi mancavano, appunto, esatto, dei lasciati indietro. Quindi nella top 10 dei platform mancava sicuramente Rayman, amico di Batman. Cioè, non è che ce lo siamo scordati, non l'abbiamo non messo. Entrava nella, calzava però scritta la top 10, diciamo. Grande, grande platform, raga, è veramente. Quello potresti dire che pareva un pisello, Manu, però ne hai detto. In effetti sì, era molto ambiguo. In effetti pare un pisello. Ma non capisco, non capivo perché cose si smontavano così facilmente, cioè era ma tipo, perché erano privi di articolazioni, cioè non esatto, perché cioè le zucchine possono smontavano. Poi quella comunque flauto. Secondo voi Rayman mancava e allora abbiamo detto inseriamola. Esatto, esatto. Ma poi non ho mai capito, raga, ma il nome è... che vuol dire Rayman? Uomo raggio? Cioè, uomo Rayman, sì, non c'ha senso. Raggio. Però non c'è. Alla posizione 9 abbiamo per la top 10 delle icone dei videogiochi Kratos. Scrotos. Che sembra Sansa, tra l'altro. Sì, lui, sono Sansa. Io che sembro lui o lui che sembra me? E infatti sì, Bones, sai, un po'... Mi sa che si sono ispirati a te, Sansa. Secondo me ti piacerebbe essere così. Ma comunque vi ricordo, ragazzi, cliccate sul titolo della top 10 da cui è stata presa per andarvela a vedere. Sì, esatto. Se volete, che con le annotazioni sono nostre amiche, ragazzi. Però parliamo di questo Scrotos, il più tamarro di tamarri. Kratos sembravate delle femmine in fila, sì, per sì, il concerto sì, di Justin Bieber. Veramente, ma anche Kratos, come avete è fatto a parlare? Effettivamente è una bella icona. Però vabbè, sì, sì, però c'erano altri più meritevoli secondo noi, perché le nostre sono top 10 soggettive, ragazzi. Però non questa classifica è secondo voi, quindi esatto, secondo voi. Alla top 10 delle gnocche nei videogiochi, secondo voi mancava quella di Devil May Cry 4, che adesso non mi sappiamo ricordo neanche come si chiama. Però adesso guarda, lo sto andando a prendere. Però c'era, cioè adesso sembra c'è, un po' Lady Gaga, raga. È vero. Un pochino, dai. Mo sembra tipo che sta alzampiede e fa ma è quella che fa la straspaccata. Sì, ho capito. Effettivamente era tanta roba. E si era chiama molto... Gloria di Devil May Cry 4. Sono riuscito a aprire il TXT, no, no, lei che spaccava le gambe sulle pannocchie. Cioè, ragazzi, questa, come diceva Patrizio, è secondo voi, noi non le abbiamo scelte, okay, quindi... primo piano sugli appi. Non potevamo ricordarci tutto, quindi adesso comunque abbiamo la listina. Numero 7. Per me erano 10, però quel alla 7 abbiamo questo Street di Fuzio. Fuzio, esatto. Fuzio. Grazie, ci ha minacciato di morte se non lo mettevamo, quindi ha sorpassato tutti voi. Ma no, a dire la verità, nella top 10 dei giochi sportivi non vi siete espressi molto, quindi cioè Fuzio era stato quello più prepotente, l'abbiamo inserito. Sì, sì, prepotentissimo Fuzio. Diciamo, l'ultima volta mi ha fermato il cuore per 20 secondi l'ultima volta, quindi da quel momento gli do sempre ragione. Comunque Street Gran Hopper era comunque un titolone, sì, era sì, un titolone. Sì, sì, sì. Io non ho mai capito come funzionasse, sportivi. Ma manco io. Cioè io non ho mai capito come funziona, cioè, non ho ancora capito come funzionano i giochi di basket, tra l'altro, cioè è proprio un'altra logica per me. Vabbè, non esistono proprio. Ma qual è la cosa che capisci? Cioè? Boh, non lo so, i giochi numero 6. Alla 6 abbiamo per la horror. Top 10 dei giochi horror Obscure. E questo Obscure, effettivamente siamo stati stupidi noi a non metterlo, perché non ci avevo proprio riflettuto io. Non l'avevo considerato. Che è effettivamente un gran titolo. Sì, anche no, io ricalcava, era secondo me l'unico survival horror che era riuscito a inseguire come meccaniche Resident Evil senza essere banale. Sì, poi questa cosa anche nel 2 che cambiavi personaggio, ognuno c'aveva la sua caratteristica, era molto intrigante. Ah, infatti, ma poi ricordiamoli che è uscito attorno, mi pare, al 2004 e già c'era tipo implementata e importante per il gameplay la funzionalità di co-op, cosa che sì, è arrivata sì, dopo 4-5 anni nei videogiochi. Numero 5. Alla 5 abbiamo Virtua Fighter 4. Oh mio Dio, che palle. Qua ci hanno rotto il culo. Se può dire culo. Sì. Questa cosa ci hanno rotto le palle. E non l'abbiamo messo perché non ci abbiamo mai giocato. Cioè, io non ci ho mai giocato. Non posso mettere un gioco che non ho giocato. Cioè, io capisco che voi siete appassionati e tutto quanto, ma è soggettiva. Cioè, non la possiamo mettere se non ci giochiamo. Però, che diciamo?
effettivamente. È stato il primo picchiaduro 3D e tutto quanto, assolutamente. Però è una top 10 soggettiva. Cioè, siete anche voi un attimo comprensivi, insomma, dai. Ma comunque ve l'abbiamo messo. Poi censurano perché no, non possono, sto video è per loro, dai. No, no, beh, più che altro ci hanno detto di impiccarci, di ammazzarci e tutto quanto. Sì, vero, erano stati cattivissimi per Virtua Fighter. Crepate, tipo che gli hanno toccato il sacro. Che poi era uno dei primi video, quindi mi ero pure impanicato. Sparate numero 4 alla 4 abbiamo FPS. Per la top 10 degli FPS, anche qui non l'abbiamo considerato al momento della stesura, però ci stava, era Doom 3. Doom, esatto, 3 aveva era un reboot, fra l'altro, più o meno del primo. Sì, del primo che poi Doom. Comunque gli avevamo già dato il suo spazio negli horror, quindi sì, no, esatto. Anche mettere più volte lo stesso gioco un po' ci scoccia, quindi sì, infatti vogliamo essere un attimo innovativi. Un po', esatto. Un po' come 007, che non l'abbiamo messo da nessuna parte. Stiamo ancora, esatto, cercando una top 10 dove metterlo, perché guarda, ecco il Godeno ancora. Esatto. Comunque gran gioco per FPS, anche la trama era bella. L'espansione Seeds of Evil mi ha lasciato un po' a bocca asciutta, cioè nel senso non mi era piaciuta tanto. Però numero 3. Al numero 3 abbiamo Destruction Derby per la top 10 dei giochi di corse. E anche che questo però, concordiamo, cioè, con voi. Però è un po' più sull'arena, perché vedi, c'è, cioè, questa modalità. Beh, a parte quella gara, cioè no, c'è anche la gara, ma questa qui era, diciamo, la modalità principale, che secondo me era la più figa, e non è proprio un gioco di corse. Esatto, cioè è un più un'arena. Questa è di corse, così questa modalità sì. Sì, però diciamo che Destruction Derby si basava proprio sull'arena, cioè Esatto, quindi però vabbè, ve lo abbiamo messo. Però ci sono le macchinine, quindi, esatto. Quindi visto che vi piace, ve lo mettiamo. Esatto, ci sono quelle quasi senso. A quattro ruote che camminano, quindi lo mettiamo. Brum brum. Brum brum. Brum. Quelle che hanno il motore, insomma. Alla posizione numero 2. Allora, due abbiamo Secret of Mana. No, Tales of Fantasia. Che ignorante che sono. Secret of Mana è un altro bellissimo gioco, ma c'è un po'. Sono un ignorantone di merda. Somiglia. Beh, l'avevamo messo anche dentro un'altra top 10, mi sembra, giusto? Oddio, no, darsi, perché questa l'abbiamo lasciata indietro, per quello l'abbiamo scelta. Che la top 10 dei JRPG, ci avete detto in tantissimi, giusto, che volevate Tales of Phantasia, perché l'abbiamo lasciato indietro, perché non l'abbiamo messo. E non l'abbiamo messa perché io non ci ho giocato. Patrizio, ci ha giocato? Io. Ci ha giocato Lidia, questo qua è un po' più esperta lei. Però effettivamente io ho preferito mettere cose che ho finito e ho consumato fino all'estrema. Che anche perché diciamo che la fanbase dei JRPG è come la fanbase di picchiaduro. Ci avrebbero augurato di spararci in bocca anche loro. Esatto. E prima posizione, attenzione. Prima posizione, Silent Hill. Il film di Silent Hill, che mancava nella top 10 dei film tratti dai videogiochi. Questo, e probabilmente questo video ci darà una violazione di copyright. Ma noi sti cazzi, perché questo video è per voi. Veramente, esatto. Ci violano? Probabilmente sì, perché i trailer sono abbastanza, abbastanza tipo. Comunque gran bel film, anche certosini se con i copyright, quindi. Però noi lo facciamo per voi, esatto. Quindi non ci interessa monetizzare. E mo che succede però? E mo succede una cosa speciale. Ma niente, al bonus, vabbè, succederà qualcosa. Quindi salutiamo, preparatevi. Ciao. Esatto. No, ci salutiamo dopo. Allora, Silent Hill, bel gioco. Bonus. È un anno che siamo qui su YouTube e siamo arrivati a questo punto solo e unicamente grazie a voi. Abbiamo aperto la pagina Facebook e il canale come esperimento. E con il vostro sostegno abbiamo raggiunto risultati strabilianti. Quindi grazie. 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 E speriamo di potervi fare compagnia almeno per un altro anno. Brava Giovanna. Brava. Bella voi. E quanto quindi cazzo sono figo. Bella per voi. Vi ringraziamo per voi, tutto, ragazzi, quest'anno. Di cuore. Che avete passato con noi, e speriamo di potervi dare altre gioie, e soprattutto speriamo che voi possiate darci altre gioie come nell'anno appena passato. Regalandoci dolcetti. Ci vediamo la domenica prossima con un'altra retro top 10. Grazie ancora e bella per voi. Grazie, bella, ragazzi, e bella.